Siamo a casa di Paolo, nello studio casa di Paolo Romani, e qui abbiamo la fortuna di potergli fare alcune domande. Tu sei come un detentore di un'arte perduta. Ci hai raccontato che in effetti ormai sono molto pochi i fotografi che fanno le foto così come le fai tu. Beh, io effettivamente faccio le fotografie come sono state sempre fatte, cioè andando in camera oscura e stampando le immagini che ho scattato. La particolarità di questo lavoro sta nel fatto che la stampa manuale viene fatta con un negativo su carta a colore, cosa che nessuno ha mai fatto. Non avendo neanche le scuole, quelle più prestigiose di fotografia, insegnato la stampa da negativo a colori, questo lavoro è diventato esclusivo, cioè mai nessuno ha fatto questo tipo di lavoro. Questo tipo di stampa è stato fatto agli albori del colore con macchinari molto costosi, tutti elettronici e tutti in automatico, per cui nessuno ha più capito la necessità di fare questo tipo di lavoro manuale, anche perché originariamente era molto difficile. Adesso i giovani fotografi si rifiutano, insomma, anche di quando tu gliene parli mi dicevi di non ne vogliono sapere nulla, insomma, di questa. Un fotografo che mi ha contattato dalla Svizzera, che era un fotografo di moda, ha visto i miei lavori e voleva sapere come si poteva fare per poter avere accesso a questi risultati. La sorpresa sua è stata che io stampassi a colori, cosa che non aveva neanche lontanamente immaginato, e quando io gli ho parlato che era facile, bastava entrare in camera oscura a colori, lui mi ha detto no, per me è una cosa che è così lontana dalla mentalità del computer che non posso assolutamente pensare di ricominciare la carriera dalla camera oscura a colori. Per cui il lavoro artigianale viene scartato a priori. Quindi tu sei un artigiano della fotografia che vorrebbe anche mettere a disposizione delle università, dei maestri, non tanto delle, diciamo, direttamente dell'apprendista stregone, ma proprio dei grandi insegnanti, dei corsi. Perché altrimenti questa tua esperienza rischia di essere perduta. Quali sono stati i tuoi maestri? I miei maestri sono stati i pittorialisti del bianco e nero. Cioè alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, da Stieglitz e tutti gli altri che erano prima di Stieglitz, andavano in camera oscura e lavoravano il negativo, che in quei tempi era su vetro, per avere delle stampe che avessero dei risvolti pittorici. Questo tipo di lavoro, credo che questo lavoro che sto facendo io, credo che sia la prosecuzione a colori dei procedimenti dei pittorialisti di fine Ottocento. Questo discorso è ancora valido se si pensa che da quel periodo ad oggi sono cambiate le macchine fotografiche, la carta da stampa, i bagni, tutto quello che correla un'immagine fotografica è cambiato radicalmente. Nonostante questi cambiamenti, anche dal punto di vista tecnologico, ancora è possibile intervenire dopo lo scatto. Intervenire dopo lo scatto per ora, per la massa, è quasi sicuramente inteso come usare il computer. In questo caso il computer ha uno schema software che è già prestabilito e che non si può uscire dal schema. Quindi limita molto la fantasia. Cioè il primo giorno non si riesce a combinare quello che uno ha in mente, poi si arriva alla risoluzione superando le difficoltà tecniche. Insomma, il lavoro cresce. Il lavoro è una ginnastica mentale per artigiani che diventano sempre più evoluti nella manualità. Una fotografia senza avere le regole basilari di quello che potrebbe essere la fotografia fatta da un grande maestro
Poi quando va in camera oscura, se ha fatto degli errori, si accorge quando la proietta sulla carta, si accorge se ha sbagliato le dimensioni dell'immagine che avrebbe dovuto fare e non ha fatto, perché l'ingranditore oltre certi limiti non va, oppure ha voluto per forza mettere un'immagine che non poteva andare su quel fotogramma, ma ha distorto l'immagine in un modo tale che quando va in camera oscura non è più possibile stamparla perché andrebbe fuori da ogni formato. Questi autotraining che praticamente avvengono tutte le volte che uno entra in camera oscura, riesce ad essere un maestro che ti insegna come scattare la fotografia quando c'hai delle difficoltà. Quando avrai delle difficoltà riesci subito a capire qual è la posizione migliore per fare lo scatto. Certo, tu naturalmente in questo hai raggiunto dei risultati straordinari. Le tue foto che durante l'intervista stiamo mostrando ricordano i quadri degli impressionisti, ricordano, hanno influenze di Degas, di Manet, hanno influenze veramente pittoriche, importanti. E ci sono state in particolare pubblicazioni anche sul cibo che hanno avuto una particolare fortuna per Mondadori, e con queste immagini sgranate che veramente restituiscono una sensazione quasi tattile, straordinaria. E io vorrei farti soltanto due domande. Primo, se c'è una foto che tu ricordi con più piacere di tutte le altre, e magari raccontandoci l'occasione di questa cosa. E secondo, se hai un consiglio, uno, il più importante da poter dare a un giovane fotografo che ti chiede, ecco, ma insomma io da dove devo cominciare, da qual è la prima cosa da tenere in mente? Dunque, la prima domanda rispondo dicendo che ho incominciato a stampare una fotografia di una bambina cambogiana fatta in epoche pre-rivoluzione in Cambogia, che avevo fatto quando non avevo conoscenze specifiche in materia. E questa fotografia di una bambina molto bella era stata scattata mentre io stavo in piedi, quindi era sbagliata dal punto di vista tecnico, perché avevo schiacciato tutta la bambina per terra, che sembrava un'immagine quasi, quasi ridicola. Io su quell'immagine, appiattita dall'alto in basso, certo, quindi era diventata una nana distorta. Certo, certo. Quando ho visto questo viso, che era molto bello, e quindi volevo per forza stampare questo viso, sono andato in camera oscura, su quell'immagine ho imparato a stampare il colore. E ora ho delle versioni diverse dello stesso viso, che praticamente tutte le volte che la vedo ritorno agli albori della fotografia, perché io so quali difetti aveva l'immagine originaria e che cosa appare oggi da quell'immagine. Cosa proprio da quei difetti, quelle imperfezioni. Ho fatto un ritratto. Sono parte proprio della fortuna di quella fotografia. Ho tirato fuori soltanto il viso, che era eccezionale, e quindi praticamente ho recuperato un'immagine che non sarebbe stata presentabile. Mi ricordo molto tempo fa, seguivo la Formula 1 e c'era Senna che si stava vestendo, eravamo un grappolo umano di 30 fotografi che facevamo lo stesso scatto, e lui si vestiva davanti a noi, e il giorno dopo, in quel periodo non c'era la possibilità di mandare le immagini con il computer, si mandava addirittura il rullino, certo, andava all'editore che poi il giorno dopo l'avrebbe stampata. Siamo andati il giorno dopo che c'erano le prove ufficiali, e tutti avevano un giornale dove appariva Senna che si stava vestendo, e tutti i fotografi litigavano dicendo questa è la mia, questa è la mia, questa è la mia, ma nessuno di quelli sapeva, perché aveva fatto lo scatto, aveva mandato il rullino all'editore
e nessuno aveva visto queste fotografie. Assolutamente, quindi, tutte molto simili. Quindi dire che questa era la mia era proprio una pretesa. Certo. E io ho cominciato a ridere perché io un errore di questo genere qui non l'avrei mai potuto fare, perché io di ogni immagine so tutti i difetti. Certo, perché e quindi, non c'è la possibilità rigenerata e non c'è la possibilità che qualcuno mi s'appropri dell'immagine, anche perché è molto particolare. Allora, diamo un consiglio a un giovane fotografo. Allora, quando un fotografo inizia dalla macchina fotografica e vorrebbe iniziare facendo qualche cosa di nuovo in fotografia, la prima domanda è: che cosa potrei fare per essere diverso dagli altri? Perché e poi in mano prende la macchina elettronica, inizia un training sul computer, inizia un training sui vari programmi del computer e inizia a mettersi in fila con gli altri che ha iniziato prima di lui con gli stessi strumenti. Per evidenziarsi in una catena dove tutti usano gli stessi strumenti non è semplice, no. Quindi bisogna in qualche modo trovare una via alternativa. La via alternativa che ho suggerito in vari momenti a persone a cui tenevo, e io ho detto di trovare delle vecchie macchinette di legno che ancora andavano con le lastre, imparare a sviluppare la carta colore e scattare al posto della pellicola, metterci la carta da stampa. E in una catena dove tutti usano gli stessi strumenti non è semplice, no. Quindi bisogna in qualche modo trovare una via alternativa. La via alternativa che io ho suggerito in vari momenti a persone a cui tenevo, e io ho detto di trovare delle vecchie macchinette di legno che ancora andavano con le lastre, imparare a sviluppare la carta colore e scattare al posto della pellicola, metterci la carta da stampa. E per tentativi trovare la giusta esposizione, fare una ricerca sull'utilizzo delle vecchie macchine che erano a quell'epoca si chiamavano banco ottico. E per fare una foto ci volevano sì. Ore, insomma. Allora, riprendere quegli stessi strumenti già superati dal tempo, riutilizzarli, la fotografia fatta sulla carta diventa un negativo, perché certo. la fotografia praticamente positivo sul negativo, facendo un positivo viene fuori un negativo. Per rifare la fotografia c'è una serie di passaggi per contatto, per cui se riesce ad ottenere un positivo con la carta da stampa su altra carta da stampa. Queste cose ancora sono aperte a tutte le sperimentazioni possibili, perché nessuno sa nei tempi, nelle otturazioni. Inoltre c'è un altro problema che è dato dall'obiettivo. Un obiettivo del 1920 montato su una macchina c'ha dei problemi con i colori, perché certo. All'epoca non c'erano i colori. E quindi questa distorsione dei colori porta a una componente diversa che va analizzata e diventa una cosa da vedere come innovativa. Certo, uno stimolo da indagare. Oh, questo sarebbe una delle alternative. Certo. Ma la cosa quella più pratica che ha delle conseguenze sulla continuità del prodotto è quella di ritornare in camera oscura utilizzando i negativi, anche perché con la sparizione e il fallimento della Polaroid questo tipo di lavoro è diventato veramente esclusivo. Ogni fotografia che viene elaborata in camera oscura a colori, che non esiste il vintage del colore perché mai nessuno ha stampato a mano eccetto io, quindi non esiste neanche un mercato di questa roba. Io non ho mai cercato di vendere nessuna fotografia perché sapevo che sarebbe andata a finire in mani delle persone che non capivano la differenza fra una stampa manuale a colori e una stampa fatta in automatico. È andata a finire che te le chiedi, che poi te le hanno chieste. Senza... Ah sì, me le hanno chieste e questi diventano originali praticamente. Cioè, senti, se sei d'accordo, se qualcuno delle persone che vedrà questa intervista volesse mandarti una mail... Come no? Mettersi in contatto, saperne di più. Ecco, io lo posso dare adesso sì. Il numero. È Paolo Romani,
0731 70 47 78 è un numero di telefono fisso, oppure c'ho l'email che è proMani3 come numero at @alice.it. E per tentativi di trovare la giusta esposizione, fare una ricerca sull'utilizzo delle vecchie macchine che erano a quell'epoca si chiamavano banco ottico e credevano sì. Ore, insomma. Allora, riprendere quegli stessi strumenti già superati dal tempo, riutilizzarli, la fotografia fatta sulla carta diventa un negativo, perché certo. la fotografia praticamente è positivo sul negativo, facendo un positivo viene fuori un negativo. Per rifare la fotografia c'è una serie di passaggi per contatto, per cui si riesce ad ottenere un positivo con la carta da stampa su altra carta da stampa. Queste cose ancora sono aperte a tutte le sperimentazioni possibili, perché nessuno sa nei tempi, nelle otturazioni. Inoltre c'è un altro problema che è dato dall'obiettivo. Un obiettivo del 1920 montato su una macchina c'ha dei problemi con i colori, perché certo. All'epoca non c'erano i colori. E quindi questa distorsione dei colori porta una componente diversa che va analizzata e diventa una cosa da vedere come innovativa. Certo, uno stimolo da indagare. Questo sarebbe una delle alternative. Certo. Ma la cosa quella più pratica che ha delle conseguenze sulla continuità del prodotto è quella di ritornare in camera oscura utilizzando i negativi, anche perché con la sparizione e il fallimento della Polaroid questo tipo di lavoro è diventato veramente esclusivo. Ogni fotografia che viene elaborata in camera oscura a colori, che non esiste il vintage del colore perché mai nessuno ha stampato a mano eccetto io, quindi non esiste neanche un mercato di questa roba. Io non ho mai cercato di vendere nessuna fotografia perché sapevo che sarebbe andata a finire in mani delle persone che non capivano la differenza fra una stampa manuale a colori e una stampa fatta in automatico. È andata a finire che te le chiedi, che poi te le hanno chieste. Senza... Ah sì, ma me le hanno chieste e questi diventano originali praticamente. Certo. Senti, se sei d'accordo, se qualcuno delle persone che vedrà questa intervista volesse mandarti una mail... Come no? Mettersi in contatto, saperne di più. Ecco, io lo posso dare adesso, sì. Il numero è Paolo Romani 0731 70 47 78, è un numero di telefono fisso, oppure c'ho l'email che è proMani3 come numero at @alice.it.